Carissimi amici di Food in Moto, oggi un video insolito perché lo faccio all'aperto per rispondere alla richiesta di Dario Di Martino, che chiedeva un po' di informazioni sulla Honda CL500 Scrambler, una moto che è uscita recentemente ad ECMA e che, al dire il vero, mi piace molto perché ha una linea che deriva da quella della Rebel 500 che è molto interessante. Direi che questa volta Honda ha fatto centro sullo styling e veramente darei un voto che è un 9. Diciamo che la meccanica è quella della CB500, leggermente rimappata, quindi abbiamo 46,4 cavalli a 8500 giri per una coppia di 43,4 Nm a 6250 giri, quindi diciamo che è una moto tranquilla, come lo è tutta la serie CB e come lo sono in generale le bicilindriche di questa cilindrata. Quello che più però ci colpisce è proprio uno styling veramente carina, che declina questa versione in tre colori: il verde militare, che vi faccio vedere adesso nel video, quindi non mollate, anzi mettete like e subito iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Ok, quindi avremo la livrea verde, che vi faccio vedere dopo, la livrea arancione e quella nera. La ruota davanti è una ruota da 19 pollici, quindi, e le ruote sono leggermente tassellate, quindi questo ci fa presagire un utilizzo anche tutto terreno su fuoristrada leggero, non è che ci andate sulle mulattiere, e insomma più o meno fate quello che fate con un crossover stradale. Ma basta, guardate il video e vedete se vi piace. Che è la CL500 della Honda. Abbiamo qui un genere scrambler con qualche accessorio tipo il becco e i paramani. È un 500 di cilindrata con il classico motore 500 Honda da 48 cavalli più o meno, che si può guidare con la patente a 2. Beh, veramente una moto che dal punto di vista stilistico mi ha sorpreso più delle altre. È la scrambler che vorrei. Molto bella anche questa, non vedo l'ora di provarla quando sarà possibile. Guardate che belle fari a LED e le frecce. Bene, questo è tutto da HMR Moto. Buongiorno. Bene ragazzi, questo era solo un assaggio per presentarvi questa moto che ho visto ieri quando sono andato a fare il video della Transalp, ma vi prometto che a breve faremo un video più approfondito su questa moto perché merita, e chissà, magari riesco anche a farmela provare e in quel caso una bella prova di strada ci sta tutto. Grazie a tutti e mi raccomando, like ed iscrizione. Ciao!